La rivista italiana di Scienze Forensi era presente alla presentazione del libro Ciccio e Tore, il mistero di Gravina, di Luciano Garofano e Mauro Valentini, edito da Armando Editore, che si è tenuta alla libreria Rizzoli di Milano. In questo libro, il biologo forense, generale in congedo dell'Arma dei Carabinieri ed ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano, insieme al giornalista e scrittore Mauro Valentini, ripercorre uno dei casi rimasti più impressi nella memoria degli italiani. La scomparsa avvenuta nel 2006 a Gravina dei giovanissimi Francesco e Salvatore e il ritrovamento dei loro corpi un anno e mezzo dopo. Un caso che vede troppi misteri ancora irrisolti. Ma ripercorriamo la vicenda. È il 5 giugno del 2006 e due fratellini escono dalla loro casa di Gravina, in provincia di Bari, per andare a girare un film in quanto uno dei loro amichetti ha messo a disposizione la telecamera del padre per giocare. Passano le ore, ma i due non rincasano, allarmando così il padre Filippo, che per prima cosa contatta la madre, sua ex moglie, per sapere se i bambini fossero con lei. Ma così non è. Vengono interpellati altri parenti, amici, compagni di scuola. Nessuno li ha visti e nessuno ha idea di dove possano essere. Filippo si dirige allora in commissariato, ignaro che con la sua richiesta d'aiuto diventerà presto la sua condanna. Finisce infatti sotto accusa e infine incarcerato con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Sembra tutto risolto quando qualche mese dopo un ragazzino coetaneo di Ciccio e Tore cade in una cisterna scavata nel sottosuolo di un palazzo abbandonato nel centro cittadino e da tutti chiamato la casa delle 100 stanze. I vigili del fuoco che soccorrono il ragazzo rinvengono così i corpi di Ciccio e Tore, caduti anch'essi nello stesso luogo. È il 25 febbraio del 2008. I corpi giacevano in quel luogo da 2 anni. Filippo Pappalardi, rinchiuso ingiustamente in carcere per 3 mesi, grazie al casuale ritrovamento fu scagionato da ogni accusa e risarcito con una somma di 65.000 euro. Un clamoroso caso di errore giudiziario. Il generale Garofano è stato a Gravina per effettuare nuove indagini e nuovi rilievi nella casa delle 100 stanze. Alla ricerca di elementi fondamentali per la verità. Io naturalmente non potevo non andarci di sotto, cioè perché per mestieri solo la roba si fa anche dopo 100 anni, solo la roba ti permette di capire tantissime cose, come fanno a capire gli investigatori, in questo caso gli inquirenti, in questo caso no, un pubblico ministero, a comprendere che cosa può essere successo soltanto da un fascicolo fotografico. Non visitando, e purtroppo ancora accade questo, pubblici ministeri che non fanno il sopralluogo dove è avvenuta una tragedia, un omicidio. Che secondo me è un grandissimo limite, perché comunque devi trovare di inscenare, no? Di rimettere in scena attraverso quello che conosci, quello che effettivamente è successo. Quindi ci sono andati, abbiamo trovato altri reperti, e tra l'altro questi reperti comunque li abbiamo poi sottoposti anche questi, oltre alle nostre osservazioni, all'attenzione della Procura di Bari affinché possano essere analizzati, perché poi qui si apre un altro aspetto, un altro tema. Noi parliamo di indagini fatte nel 2007-2008, sono anni luce rispetto a quello che è successo oggi dal punto di vista delle tecniche di analisi, sia dattiloscopiche, cioè impronte papillari, sia e soprattutto genetiche. Allora non furono fatti confronti se non, e mi raccordo a quello che dicevi, con Filippo Pappalardi, perché si doveva capire fino in fondo, ma vuoi vedere, sì, magari non li ha uccisi, ma prima però, non li ha buttati lì, ma prima però ha colluttato, prima li ha feriti, prima, cioè si è voluto in tutti i modi cercare di ricavare, nonostante questo ritrovamento, per fortuna salvifico, di Michele Denardo, di cercare comunque qualche responsabilità. Tant'è vero che dalla carcere non c'è stato immediatamente la concessione alla libertà. Filippo è stato avviato agli arresti domiciliari. Come sono andate davvero le cose quel tragico giorno in cui i bambini caddero nel pozzo? Con chi erano realmente? Si è trattato di una tragica fatalità o c'è qualcosa di più? Francesco e Salvatore sono precipitati la stessa sera della scomparsa, come dimostra la presenza nell'intestino del più grande dei due fratelli di materiale gastrico. Sui corpi non ci sono segni di violenza diversi da quelli causati dalla caduta. Questi sono i passaggi centrali della consulenza medico-legale, depositata nella cancelleria del sostituto procuratore Antonio Lupo.
Eppure la madre chiede la riapertura delle indagini e sospetta che con i ragazzini vi fossero anche persone adulte e che i testimoni ai tempi sarebbero dovuto essere stati ascoltati con più attenzione. Qualcuno sa qualcosa? Gli amichetti di Ciccio Ettore, oggi adulti, erano con loro e hanno deciso di non parlare per timore o sotto indicazione dei genitori. Io, Caterina, credo che quando un segreto è segreto per tanti anni significa che è un segreto importante. Io ho la convinzione, e mi sono fatto questa convinzione, che a differenza della storia di Michele, o probabilmente anche uguale alla storia di Michele, perché ti faccio notare che Michele sarebbe il bambino che cade un anno e mezzo dopo e che consente, andando a salvarlo, di ritrovare i corpi. Bene, lì è un gruppo che gioca e c'è uno solo che va a chiamare i soccorsi, un tale Francesco, che prima prova addirittura a scendere per aiutarlo e poi, capendo che è una cosa pericolosa, mentre tutti gli altri sono scappati di nuovo, lui decide di chiamare i soccorsi. È uno che salva tutti, che salva Michele e salva Filippo dal carcere. Perché altrimenti lì avremmo avuto un secondo episodio identico e io sono convinto che lì c'era una prova di forza. Io non voglio neanche arrivare a qualcosa di più sensazionale, però ci deve essere qualcosa che non si può confessare, che può essere una prova di forza, può essere un atto di bullismo da parte di qualche sedicenne, diciassettenne nei confronti dei più piccoli, che una sfida di questo tipo, facci vedere se riesci, altrimenti non lo so che cos'è, però ci deve essere qualcosa di inconfessabile, perché i segreti, per tenerli, sono convinto. E guardate, noi ci siamo molto confrontati su questo. Il segreto si mantiene anche quando Filippo va in carcere. Cioè, fino a che tutti stanno zitti, i ragazzini non si troveranno mai. Boh, forse demoliranno la casa delle 100 stanze. Nessuno trova, ti tiene il segreto. Il problema è che ti tiene il segreto anche quando Filippo viene arrestato e si sarebbe fatto l'ergastolo. Questo libro, questo caso, riapre una riflessione molto importante anche di attualità. L'abbiamo vista ovviamente con la vicenda del caso di Erba e quindi l'errore giudiziario. Ecco, secondo la sua esperienza, quali sono, come si possono ovviamente riassumere, i fattori che possono portare all'errore giudiziario? Certo, c'è da dire che errare, sbagliare è umano, non siamo perfetti. E l'errore di caso in caso varia moltissimo. Certo, oggi con una tecnologia così avanzata, con una scienza così avanzata, sembra quasi una contraddizione, no? Il fatto che si continui a sbagliare. Direi che tra le cose più ricorrenti nell'errore giudiziario, che permane ancora un dato serio nel nostro paese, c'è la mancata tempestività, per esempio. Il fatto cioè che non si acquisiscano con tempestività quelle fonti che oggi ci danno una possibilità dal punto di vista investigativo enorme, i sistemi di sorveglianza, le immagini, i tabulati telefonici, i telefoni dei tra virgolette protagonisti, cioè tutto quello che oggi ci consente di dare una posizione e ricavare non solo la posizione delle persone più o meno direttamente o indirettamente coinvolte, ma anche le relazioni. Quindi da questo punto di vista credo che questo sia un errore che riscontro spesso, soprattutto nelle persone scomparse, che rimane ancora oggi un problema estremamente grave. L'altra cosa è, come nel libro di Ciccio Ettore, Il mistero di Gravina, scritto con Mauro Valentini, è innamorarsi delle tesi. Un investigatore, sia esso tradizionale, sia esso scientifico, ha un dovere di porsi di fronte a un caso con assoluta neutralità. Non innamorarsi troppo in fretta di tesi che indubbiamente possono costruirsi su elementi che sembrano tutti concordi, ma che possono nascondere invece delle negazioni dal punto di vista della coerenza. E naturalmente direi in questo la mancata collaborazione tra indagini tradizionali e indagini scientifiche. Io sono stato un fautore e continuo ad esserlo nel percorso che è necessario mettere insieme tra il contributo l'investigatore sul terreno può trarre e quello scientifico, in modo tale che ci sia
un confronto costante che consenta o di abbandonare alcune tesi, come si diceva, o addirittura di rinforzarle. È un percorso che va tracciato e fatto insieme. L'altro magari gli errori che vengono dalla prova scientifica. La scienza, insomma, non è perfetta per definizione, ha dato certamente dei contributi notevoli, impensabili fino a qualche anno fa, però si può sbagliare anche lì. E quando parlo di scienza parlo di un tema ancora irrisolto, che è quello del primo accesso sulla scena del crimine. Ancora oggi, ahimè, soccorritori o squadre, equipaggi delle forze dell'ordine non preparate per quel tipo di intervento che dovrebbe essere sì finalizzato a dare informazioni e consentire poi a quella forza di polizia da una parte di continuare nelle indagini e cominciarsi a organizzare, ai soccorritori, e questo è prioritario, di fornire assistenza. Ecco, quella mancata preparazione fa sì che quell'accesso sia purtroppo superficiale, spesso poco organizzato, e quindi quella contaminazione o distruzione di reperti porta naturalmente ad una perdita investigativa incredibile. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna lavorare ancora molto, però insomma, se noi ne parliamo come stiamo facendo anche in questa intervista, questo significa poterci riflettere e crescere. Ecco, ma a proposito di scienza e di procedimento, mi rifaccio anche a un suo precedente libro proprio sul delitto di Cogne, che il giallo, il bando della matassa, è stato proprio risolto grazie all'esame scientifico del RIS di Parma, del quale era direttore, sulla genesi e la direzione degli schizzi di sangue, no? Che sono stati trovati appunto sul pigiama dell'assassina e che si trovava appunto al centro del letto. Questo è un dato appunto scientifico. Eppure, come lei afferma nel libro, in quei 6 anni ci sono state tante voci che mettevano in dubbio questo aspetto, questa analisi, dicevano che erano illazioni superficiali, e soprattutto i media hanno influenzato tanto anche questo caso. E mi voglio soffermare su questo: qual è il ruolo dei media nel condizionare l'opinione pubblica e tante volte anche proprio i processi? Allora, devo in parte assolvere un po' i media, anche gli investigatori e i magistrati. Cioè, noi quegli anni abbiamo prospettato e comunque suggerito di utilizzare la tecnica della BPA, appunto dello studio della distribuzione, della forma e delle dimensioni delle macchie di sangue, ma era una novità per l'Italia. Quindi posso comprendere che insomma si è rimasti un po' spiazzati, no? Nella sua comprensione. Però Cogne ha rappresentato dal punto di vista processuale il primo caso santificato, nel senso di una promozione nell'affidabilità che veniva discusso in allora. Quindi da questo punto di vista, insomma, era logico che ci si dovesse riflettere in qualche modo. Il ruolo dei media, spesso è positivo, okay. Assolutamente positivo. Quante volte anche articoli di giornale o pezzi di trasmissione vengono assolutamente acquisiti dall'autorità giudiziaria, perché si fa giornalismo investigativo e questo consente naturalmente di poter avere degli elementi in più. Non è un contributo quando, ma ancora lì per ignoranza o superficialità, il giornalista riferisce cose che non ha approfondito. A me è capitato, per esempio, nell'omicidio di Yara Cambirasio, in cui nessuno sapeva la differenza tra DNA nucleare e DNA mitocondriale, eppure quando cercavo di capire il perché di questa misunderstanding, o cercavo di capire perché quell'interlocutore, magari il giornalista, era convinto della colpevolezza, mi sentivo dire: beh, il DNA mitocondriale è diverso. E allora io rispondevo: ma lei sa che cos'è il DNA mitocondriale e il perché può essere diverso, e questo non nega la responsabilità di Bossetti? Assolutamente no. Capisco che oggi l'informazione è veloce, ma questo è un danno poi per l'opinione pubblica, perché visto che noi usiamo sempre di più tecnologia e scienza, il giornalista ha il dovere di informarsi, di studiare e di riferire. Ecco, quando ci troviamo di fronte a questi signori, purtroppo a questi rappresentanti, i media non fanno un buon lavoro. Ecco, talvolta colgo la mancanza di obiettività e di
competenze. Ecco, un'ultima domanda in generale sulle scienze forensi e sulla criminologia. Quali sono le sfide di oggi della criminologia rispetto al passato e il ruolo del criminologo oggi? Ma indubbiamente, diciamo dall'esperto di scienze forensi, perché poi dovrei dire che il criminologo o la criminologia si divide in due rami. Il criminologo che attiene più alla parte antropologica, storica, psicologica, e il criminalista come me che invece si occupa della parte più tecnico-scientifica. Beh, sotto gli occhi di tutti che sono contributi assolutamente importanti, però proprio perché sono importanti meriterebbero una formazione forse più attenta e più ispirata anche ad un controllo. Mi riferisco a che cosa? A corsi che vengono organizzati da chi che sia, senza un controllo da parte di nessuno, dell'università o meno, sulla base solo del fatto che magari chi li propone è coinvolto o comunque fa questo lavoro, ma certamente per trasferire agli altri delle competenze ci vuole rigore, ci vuole conoscenza, ci vuole severità, ci vuole insomma, ci vuole veramente una grande capacità di poter dire cose importanti, mettendo in luce i limiti della prova scientifica, quali sono gli aspetti positivi, quali sono quelli negativi, la cautela, e non magnificarla come qualche cosa che possa risolvere tutto. Quindi io credo che crescerà, perché la scienza e la tecnica crescono, compatibilmente tra l'altro con laboratori delle forze di polizia o dell'Istituto di Medicina Legale sempre più attrezzati, però credo che bisogna rivedere un po' anche i metodi e andare verso la direzione dell'accreditamento. Cioè oggi l'intervento sulla scena del crimine, così come le procedure di laboratorio, hanno bisogno di standardizzazione. Non è più tempo, in funzione appunto delle situazioni così complesse con le quali ci confrontiamo, di metter mano soltanto a percorsi esperienziali. Okay. Vogliamo pretendere formazione e competenze, che significa accreditamento, cioè certezza di veramente di capacità rodate e garantite.